Oggi parleremo dell'altoparlante SK-M8 distribuito dalla nota azienda Aoki. Ciao a tutti, benvenuti in questa mia nuova video review. Oggi voglio parlarvi di un altoparlante wireless modello SK-M8 distribuito dalla nota azienda Aoki. La particolarità di questo altoparlante, oltre a essere abbastanza potente, è resistente sia a polvere, urti e schizzi d'acqua. Apriamo la scatola e vediamo cosa troveremo all'interno. Allora, abbiamo i classici cavi da 3,5 mm per collegare l'altoparlante a dispositivi sprovvisti di Bluetooth. Poi abbiamo il cavo micro USB per ricaricare l'altoparlante. Il piccolo manualetto delle istruzioni, eccolo qui, è una, diciamo, un come posso dirvi, un laccettino in silicone per agganciarlo all'altoparlante e tenerlo, per poterlo trasportare tenendolo per mano. Allora, togliamo questi accessori e andiamo a vedere da vicino il nostro altoparlante. Allora, l'altoparlante è di colore nero, è disponibile anche in colore verde militare. E allora, infatti ha l'aspetto da proprio da un molto molto massiccio, perché come vi ho detto prima, oltre a resistere a polvere, polvere e anche schizzi d'acqua, non si può immergere, attenzione, schizzi d'acqua, è anche resistente agli urti. Infatti la parte frontale è di plastica dura, la parte laterale è gommato. Nella parte posteriore troviamo una ghiera a vite, così potremmo anche posizionare il nostro altoparlante su un cavalletto. Poi nella parte superiore abbiamo i quattro tasti principali, che sono il tasto di accensione e spegnimento, il tasto per accettare o rifiutare la chiamata e i tasti di volume per aumentare e diminuire il volume. Poi abbiamo il piccolo microfono, perché potremmo anche effettuare delle conversazioni telefoniche con questo altoparlante. Qui dalla parte frontale abbiamo la ghiera che nasconde i due altoparlanti da 3 watt ciascuno. Nella parte posteriore abbiamo il piccolo sportellino che nasconde l'ingresso micro USB, l'uscita AUX, è un tasto di reset per impostare le nostre funzioni. Allora, dopo aver visto il nostro altoparlante, la forma del nostro altoparlante, andiamo a provare qualche pezzo per vedere come si comporta. Allora, bentornati nella nostra video recensione. Un dato che non vi ho dato in precedenza è la capienza della batteria. La batteria è di ben 2600 mAh e l'azienda dichiara che può essere utilizzato ininterrottamente per 16 ore con un volume dell'80%. Adesso procediamo ad accendere l'altoparlante per effettuare il pairing, quindi associarlo al mio iPhone. Ok, una volta che la spia lampeggia possiamo... Allora, ecco qui, già l'avevo fatto in precedenza, questo è l'Aoki SK-M8. Andiamo ad associarlo. Ok, il beep vi comunica che è stato associato. E allora andiamo a provare un pezzo. Ne avevo preparato uno. Ok. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in.
Ok, allora, come sempre nelle mie recensioni dico sempre a chi le guarda che non è possibile fare ascoltare o comprendere la bontà o non la qualità del suono di un altoparlante, perché tramite una video recensione non è possibile. Allora, per quanto riguarda il suono, posso dirvi che i bassi rispetto ad altri altoparlanti che ho provato di questa fascia, ovvero economica, sono abbastanza presenti e molto corposi, a differenza degli altri che magari sono più prevalenti gli alti. Dicevo, come forma comunque è molto carino, soprattutto se fate sport, volete portare alle sport estremi, oppure essendo che può resistere, come ho detto prima, a schizzi d'acqua non in immersioni, magari come fanno vedere pure nelle immagini del prodotto anche chi fa canoa oppure chi fa camping, insomma siete liberi, non è quell'oggettino che dice attenzione che devo fare se cade, se magari si può rompere. Abbiamo qua delle caratteristiche del tutto, di tutto rispetto. Per quanto riguarda, appunto, come dicevo prima, il fattore suono, non ho ascoltato soltanto questa canzone, ho messo soltanto questo brano per fare questa review, ho ascoltato altro e posso dirvi che sono rimasto molto soddisfatto. Ripeto, sono due altoparlanti da 3 watt, i bassi si sentono, la struttura mi piace, come è assemblato e tutto. Il prezzo al momento siamo intorno ai 30 euro, quindi diciamo non è per niente elevato e sta benissimo, rientra benissimo nella fascia degli altoparlanti di questa categoria. Anzi, questa quella caratteristica in più, come dicevo prima, il fattore di resistenza all'acqua, agli urti ed altro. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video e vi rimando al prossimo. Ciao!